risulta provata in capo alla banca resistente la sussistenza di una condotta discriminatoria, atteso che il presidente della stessa in un'occasione cercava di dissuadere il ricorrente dalla sua candidatura alle imminenti elezioni comunali a cagione della sua razza e colore, apostrofandolo con frasi a sfondo razzista in modo dispregiativo. Tale condotta integra sicuramente delle molestie o quantomeno dei comportamenti indesiderati a sfondo razziale, aventi lo scopo e sicuramente l'effetto di violare la dignità personale del ricorrente e delle altre persone di colore o comunque presenti in azienda, creando nel contempo un clima lavorativo umiliante ed offensivo, tenuto conto del loro diretto ed esplicito riferimento alla razza e al colore del ricorrente.